Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione. Come vedete siamo fuori oggi ad insegnare. E come prima di iniziare vogliamo dare prima tutti i lodi dovuto al Padre Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Ruka Kodash. Poi mandiamo i nostri doppi onori agli apostoli e agli anziani, insegnanti della Great Millstone GMS, Shalom, per averci insegnato questa verità che è la vera verità, è la pura verità. E mi saluti e pace agli eletti della casa di Yasharala, sparsi nei quattro punti della terra. Beh, oggi stavo pensando a cosa parlarne. Parleremo un po' della fiducia nel Padre Yahweh e nel suo figlio Yahweh Shai, perché i tempi che stanno arrivando adesso sono davvero tempi duri, tempi davvero cattivi, perciò dobbiamo fidarci di tutto proprio al nostro Creatore, al Padre Yahweh e nel suo figlio Yahweh Shai. E inizio leggendo dal libro di Proverbi, allora inizio leggendo dal libro di Proverbi, allora il libro di Proverbi capitolo 3, inizio leggendo da versetto 5, che dice: confida nel Signore Yahweh con tutto il tuo cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento, riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti stimare saggio da te stesso, temi il Signore Yahweh e allontanati dal male. È chiaro qui, ok? Noi dobbiamo confidare nel Signore, il potere della creazione, l'onnipotente, colui che ha creato tutto, che ci ha dato la vita. Dobbiamo confidarci in tutto di Lui e non nelle parole degli uomini come noi, non nelle parole dei scienziati. Dobbiamo confidarci nel Padre. E come sappiamo, la Sacra Scrittura, la Bibbia, contiene le sue parole. Allora, se dobbiamo conoscerlo, ecco il libro da dove possiamo conoscerlo al meglio, al 100%. Le sue parole sono qui. Dobbiamo confidare in Lui, nel Padre, con Lui che ha creato tutto, che ci ha dato la vita. Queste sono le sue parole, le Scritture. È inutile che ci confidiamo nei uomini, perché gli uomini sono dei uomini come noi. E poi soprattutto, poi sapendo questi giorni che siamo, che c'è questa gran confusione, è difficile capire chi è il vero malvagio e chi sono i santi. Perciò confidate nelle parole del Padre, come c'è scritto qui nel libro di Proverbi, capitolo 3, versetto 5. Lo leggo. Confida nel Signore con tutto il tuo cuore, non dice metà cuore, con tutto il tuo cuore devi confidare nel Signore. Non possiamo confidare metà del nostro cuore nel Signore e metà nel mondo, non si fa così. Dobbiamo confidare con tutto il nostro cuore, ok? E dice, non ti appoggiare sul tuo discernimento. Coloro che stiamo seguendo questi giorni, soprattutto le varie religioni, loro si appoggiano sui loro discernimenti. Vai in chiesa, vai in alcune chiese e senti parlare senza aprire le scritture per un'ora, per due ore. Parlano di loro discernimento. Non possiamo nemmeno confidare nei scienziati, nei chissà cosa, dottori, specialisti o chissà cosa, perché loro vanno attraverso il loro discernimento. Qua dobbiamo confidare
le parole del Padre, le parole di Yahweh e nel suo figlio Yahweh Shai. Non dobbiamo confidare negli uomini, solo nell'Onnipotente, Padre, Creatore di tutto, dobbiamo confidare, ok? E soprattutto con tutto il nostro cuore, ok? E dice, riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Dobbiamo riconoscere il Padre in tutte le nostre vie. Come facciamo a riconoscere il Padre in tutte le nostre vie? Dobbiamo essere attenti ai suoi comandamenti. E una volta cominciamo a fare ciò, allora sì che egli verrà ad aiutarci. Egli verrà a darci la conoscenza. La conoscenza è il vero potere. Ma quando parlo di conoscenza, non parlo di conoscenze mondane, conoscenze stupide, conoscenze delle scuole e università. Cioè, non importa quanta scuola che hai fatto, non importa quanta università hai fatto, non importa quanti studi hai fatto. Tanti fanno questi studi per anni, spendendo soldi, ma vengono fuori più stupidi del prima. Perciò la conoscenza non si trova nelle scuole, non si trova nelle università. La conoscenza si trova qui, le parole del Padre. E se il Padre non ti apre la mente di conoscerlo, puoi fare tutto quello che vuoi, non lo conoscerai, ok? E dice in versetto 7, non ti stimare saggio da te stesso, temi il Signore e allontanati dal male. Cosa è male? Non dobbiamo stimarci saggi da noi stessi. Il mondo d'oggi, ognuno conosce qualcosa, ognuno è saggio nel suo. Ognuno sa tutto, ok? Ma non si confidano mai nelle parole del Padre. Ci sono diversi saggi. Coloro che vanno nell'università, coloro che tengono posizioni alte nella società, sono stimati come uomini saggi. Ma queste sono davvero calunnie e non sono vere, ok? La vera saggezza viene dalle parole del Padre. La vera saggezza viene da questo libro qui, la Sacra Scrittura, ok? I veri saggi sono coloro che il Padre ha dato la conoscenza di sapere questa verità. I veri saggi sono coloro che il Padre ha aperto la mente per discernere quale è giusto e quale è male. Perché stiamo vivendo in un mondo oggi che non c'è differenza tra il bene e il male. La gente non sa la sua destra dalla sua sinistra. Ok, dobbiamo confidarci nelle parole del Padre, ok? E qui dice, allontanarsi dal male. Cosa è male? Come sapete, nel libro di Giovanni dice, il peccato è non seguire. Sto parafrasando così per non aprire la scrittura. Il peccato e non mettere in atto i comandamenti del Padre. E il Padre stesso dice, se mi ami, osserverai i miei comandamenti. Perciò, per allontanarsi dal male, dobbiamo tornare a conoscere il Padre e fare la sua volontà. Qual è la sua volontà? La sua volontà è quello di seguire i suoi comandamenti al meglio della nostra capacità. Questa è la volontà del Padre, ok? Non è colui che ha più soldi, non è colui che sta più bene, ma colui che ascolta le sue parole che si trovano nelle Sacre Scritture e colui che fa la sua volontà, cioè i suoi comandamenti, ok? Non possiamo dire che amiamo il Padre e facciamo dal nostro parere e lasciamo i suoi comandamenti, ok? E andiamo avanti. Questo sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio alle tue ossa. Quando cominciamo a conoscere, ad avvicinarci al Padre, osservando i suoi comandamenti, soprattutto chiamando il suo vero nome, ok? E quello che non ho detto prima è che la conoscenza
La conoscenza è la conoscenza vera del suo nome, che il suo nome è Yahweh e il nome del suo figlio è Yahweh Shai, ok? Perciò quando conosciamo il suo nome, cominciamo a chiamare il suo vero nome, che è Yahweh, pregare al suo vero nome e chiamare il nome del suo figlio Yahweh Shai. Questa è la vera conoscenza, ok? Venire fuori dal male, dalle menzogne, da diverse religioni, da diverse idee e affidarsi alle parole del Padre Yahweh e nel suo figlio Yahweh Shai. Torniamo. E facendo questo ci darà salute, ci darà luce, ci renderà forte, ok? È quello che dice quel versetto lì. Versetto 9 dice: onora il Signore Yahweh con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. Ok, una cosa che è andato a perdere ultimamente, e vedi nel YouTube, in vari canali, questi che quando fanno il bene devono farlo vedere al mondo. Quando comprano una pizza a un povero, lo mettono nel video per far vedere a tutto il mondo. Questo non si fa, perché le scritture stesse dicono: quando fai bene, non fai sapere la tua mano sinistra alla tua mano destra. Sto parafrasando quello che c'è scritto, ok? I tuoi granai saranno ricolmi d'abbondanza e i tuoi tini traboccheranno di mosto. E questa ricchezza che si sta parlando, fidatevi, non è la ricchezza fisica. Certo che il Padre può anche benedirti di ricchezza fisica, ma la vera ricchezza è la sua conoscenza, la verità. La conoscenza di questa verità è questa, è la sua ricchezza che si sta parlando, ok? Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore Yahweh e non ti ripugni la sua riprensione, ok? Questo è molto profondo, perché tanti di noi appena ci troviamo a disagio, mancanza di lavoro, mancanza di soldi, in povertà, cominciamo subito a pensare che il Padre non ci ama. Cominciamo subito a cercare diverse situazioni per entrare in quel mondo che il Padre non vuole che entriamo, ok? In quel momento sono momenti di cui dobbiamo fare dei pensieri. Come mai sta succedendo questo a noi? Che cosa è che non sto facendo bene? E ricordatevi, dal dolore si riconosce il piacere. Senza il dolore non si può riconoscere il piacere. Ecco perché questo regno è tutto distrutto, malvagio, ok? È tutto cattivo, che non si capisce nulla di questo regno, ok? Così, quando torna Yahweh Shai a darci il regno, riusciremo a vedere il piacere di un regno governato dai santi, ok? Perciò, quando ci troviamo in certi disagi, dobbiamo cominciare a pregare a Padre, dobbiamo volgere il nostro cuore più vicino a Lui in questi momenti qui, e ci ascolterà. Ora, questo che stavo dicendo, noi non possiamo seguire il Padre Yahweh e seguire le ricchezze di questo mondo. Seguire il mondo è diverso da seguire il Padre. Tanti vivono per le proprie carriere, tanti vivono per i soldi, tanti vivono per certe diverse cose, ma pochi vivono per il Padre e la sua verità. Non possiamo fare entrambe le due, ok? Ora andiamo a leggere dal libro di Matteo. Capitolo 6. E versetto 22, che dice: la lampada del tuo corpo è l'occhio.
Se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo cuore sarà illuminato. Anzi, andiamo a cercare un'altra versione. Anzi, vado a prendere dalla Blue Letter Bible, perché quello che sto vedendo qui è un po' una spiegazione un po' diversa da quello che c'è scritto veramente. E allora avevo detto Matteo capitolo 6 e versetto 22. Dice: la luce del corpo è l'occhio. Dunque, se il tuo occhio è unico, tutto il tuo corpo sarà pieno di luce. Ok? Noi dobbiamo tenere l'occhio unico, e quell'unico è verso il regno del Padre ad avvenire. Non possiamo, e questo occhio rappresenta anche la nostra mente, il nostro spirito. Non possiamo mettere le nostre speranze in certe carriere mondane e anche verso il Padre, è impossibile. Deve essere unico, o bianco o nero, non esiste il grigio, o bene e male, non esiste un mezzo. Perciò, se il nostro occhio è l'unico, il nostro corpo sarà pieno di luce, ok? E qual è questa luce? La conoscenza del Padre. E continuiamo, e dice, in versetto 23, dice: ma se i tuoi occhi è malvagio, tutto il tuo corpo sarà pieno di tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grande è la tenebre? È la tenebra. Infatti, se il nostro occhio è malvagio, e cosa è malvagio? Facendo le cose contrarie alla volontà del Padre, facendo le cose contrarie ai suoi comandamenti, questa è la malvagità. Ok? Perciò se noi usciamo fuori dalle sue leggi e cominciamo a fare a nostro parere, cercando diverse carriere in questo mondo, ok, mettendo il nostro cuore e tutta la nostra abilità nel lavoro di diventare qualcosa in questo regno, che non è il regno del Padre, dobbiamo pregare affinché il suo regno venga, ok? Se noi facciamo le cose contrarie ai suoi comandamenti, i nostri occhi saranno pieni di malvagità, ok? E la malvagità, ripeto sempre, è fare le cose contrarie ai suoi comandamenti. Dobbiamo camminare in rettitudine nelle sue comandamenti. Questi comandamenti è la luce, è quello che ci guida al regno ad avvenire, ok? E dice: ma se i tuoi occhi è malvagio, ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà pieno di tenebre. Se dunque la luce che in te è tenebra, quanto grande è la tenebra? Quanto grande è la tenebra quando il tuo occhio non è puntato alla salvezza di Yahweh Shai? Quanto malvagio sei quando il tuo occhio è proprio lontano dai suoi comandamenti? Versetto 24 dice: nessun uomo può servire due padroni. Ed è quello che dicevo prima. Noi non possiamo servire due padroni. Possiamo servire solamente un padrone. E come fanno ipocriti cristiani, musulmani e diverse religioni? Sono ipocriti. Loro da una parte cercano di seguire un Dio che non è, e dall'altra parte cercano di seguire il mondo, le ricchezze del mondo. Questo è ipocrisia, ok? Non possiamo servire due maestri. Nessun uomo può servire due padroni. O odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non puoi servire il Padre Yahweh e Mammona. Infatti, se andiamo a vedere il significato della parola Mammona, vediamo cosa dice. La parola Mammona dice:
la parola dice, cioè ricchezza. La parola mammona vuol dire ricchezza. Noi non possiamo servire il padre e mammona e la ricchezza, ok? E torniamola. Nessun uomo può servire due padroni, o odierà l'uno e amerà l'altro. Infatti, noi non possiamo dire che seguiamo il padre Yahweh, ed è quello che dicevo prima. Perché quando arriva l'avversità, quando arrivano certi problemi, cominciamo a perdere fiducia. Ma io ti seguo e devo essere povero. Io ti seguo, non ho soldi. Io ti seguo, non ho carriera. È questo che dicevo, cominci a perdere fiducia nel potere. Invece, se noi abbiamo l'occhio singolo verso il regno suo da venire, allora non abbiamo questi problemi. I problemi sono diversi. I nostri problemi sarà seguire i suoi comandamenti al meglio della nostra capacità e aspettare il suo regno che avvenga. Questo sarà il nostro scopo. Ok? Vedete perché non possiamo servire le due cose? Perché una volta che perdiamo, per esempio, il lavoro, cominciamo a preoccuparci. Cominciamo a fare di tutto per trovarne un altro, dimenticando il padre, dimenticando di chiamare il suo nome, dimenticando di pregare a lui, dimenticando di seguire i suoi comandamenti. Siamo facilmente tirati nelle tenebre, perché noi non possiamo servire il padre con il corpo carnale. Il padre si serve con lo spirito, ok? E dice... Perdonatemi, mi sono perso un attimo. Ok, ero in versetto 24 che dice: nessun uomo può servire due padroni, o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non può servire il padre Yahweh e Mammona, cioè la ricchezza. Io vi dico, versetto 25, io vi dico, non preoccupatevi della vostra vita, di cosa mangerete o di cosa berete, né ancora per il vostro corpo, di cosa vi vestirete. La vita non è forse più del cibo e il corpo delle vesti, è questo che stavo dicendo. Ma invece, al giorno d'oggi, ci preoccupiamo solamente di queste cose qui. I nostri pensieri, le nostre speranze sono lontanissimo da quello che ci ha promesso il padre Yahweh e suo figlio Yahweh Shai. Ci preoccupiamo solamente dei soldi, cosa mangeremo domani. Ci preoccupiamo solamente di riempire il conto di soldi. Ci preoccupiamo solamente di riempire le tasche. Ci preoccupiamo solamente di riempire i frighi di cibo. Ecco perché non sta andando bene niente. È tutto inquinato. Lavoriamo, non conosciamo nemmeno il giorno del riposo, che è lo Shabbat, che è un comandamento che dobbiamo seguire. Loro vanno in mezzo agli oceani e fanno fuori dei pesci, fanno fuori tutti gli animali che servono per pulire il mare, per tenere pulito il mare, li fanno fuori e riempiono i frighi di cibo per 50 anni. Ecco perché verranno tutti questi disastri, perché stiamo facendo dei pensieri nostri, come avevo detto prima. Noi non dobbiamo pensare a queste cose se siamo nella verità. Perché il padre che dà da mangiare agli uccelli, gli uccelli sono meno ancora dell'uomo. Penserà anche a noi. Infatti, versetto 26 dice, capitolo 6, Matteo capitolo 6, versetto 26 dice, ecco gli uccelli del cielo, poiché non seminano
né mietono, né raccolgono nei granai, eppure il vostro Padre Celeste li nutre. Non sei molto meglio di loro? Certo di sì. Il Padre si occupa di tutti questi animali, a tutte queste bestie che sono meno, ancora meno preziosi di noi. Certo che ci aiuterà quando avremo bisogno, perciò non possiamo confidare nelle ricchezze di questo mondo alla mammona e dire che seguiamo anche il Padre. Non si fa, è impossibile. O uno e l'altro. Non esiste il grigio, esiste il bianco o il nero, ok? Ora, vado a prendere dal libro i Proverbi 23:4. Libro di Proverbi 23:4 dice: sforzati di non essere ricco, smettitela con la tua saggezza. Torniamo sempre a quello che abbiamo detto prima: non possiamo seguire il Padre e le ricchezze mondane. È impossibile. O uno o l'altro. Non esiste il grigio, esiste solo il bianco o il nero. Non possiamo dire: seguiamo il Padre e tutta la nostra mente è su una carriera in questo regno. Infatti noi dovremmo pregare affinché il regno del Padre avvenga. Questo regno è malvagio. Questo è il regno dei malvagi. I malvagi guidano questo regno. I malvagi sono coloro che comandano in questo regno. Dobbiamo pregare affinché il regno del Padre arriva. Sempre Proverbi, capitolo 23. Versetto 5 dice: vuoi mettere gli occhi su ciò che non è? Poiché le ricchezze si fanno certamente ali, volano via come un'aquila verso il cielo. Tanti hanno fatto tutto in questa vita cercando di accumulare più ricchezze possibile. Hanno lasciato la vera ricchezza, che è quella di conoscere la verità del Padre, il suo vero nome, il nome di suo figlio, chi sono i veri israeliti. Hanno messo a parte tutte queste cose e hanno cercato diverse conoscenze di questo mondo, la ricchezza. Hanno abbandonato la verità del Padre, ok? Ma quando muoiono, lasciano tutto qui, non portano niente al di là. Perciò, ribadisco sempre, non possiamo seguire il Padre e il Mammone, cioè la ricchezza. Dobbiamo conoscere la verità, chi è il vero creatore di tutto. Dobbiamo conoscere la verità, chi sono i veri figli di Israele, che sono i così chiamati negri, nativi americani e latini. Questi sono i veri figli di Israele, ok? E come sapete, i figli di Israele sono sparsi in tutto il mondo. La gente passa. Avete visto il Signore prima, è venuto, ha guardato. Forse quello che ha visto non gli tornava, non gli piaceva quello che ha visto. È andato avanti. Magari era lo spirito che ha guidato qui per avere questa conoscenza che non aveva. Magari è lo spirito che l'ha guidato a conoscere queste cose qui. Ma cosa ha fatto? È andato via. E questa cosa a me fa stare male, perché noi dobbiamo versare il nostro cuore al Padre, perché quando arrivano a succedere tutte le cose che sono scritte in questo libro, che stanno per avvenire, distruzione, e Padre è giustificato in tutto quello che fa. È giustificato, ok?
quando inizierà la distruzione nucleare, quando il padre comincerà ad ammazzare tutti i malvagi, il padre è giustificato, perché molti hanno avuto la possibilità di conoscere questa verità qui. Ma visto che i loro occhi non è verso un singolo, non hanno un obiettivo singolo, hanno gli occhi sia sul Dio che non è e anche sulla ricchezza, il mammone, allora il padre è giustificato a distruggere questa malvagità. Il padre è giustificato a distruggere i malvagi, ok? E tutto questo sta per arrivare a breve. Non ci vorrà tanto. Perciò, cari figli di Israele, se voi amate il Padre, osservate i suoi comandamenti, come dice il libro di Giovanni. Se tu mi ami, osserverai i miei comandamenti. Queste sono le parole del Padre. Infatti, dico questo in molti video che faccio. Noè. Quando Noè stava costruendo l'arca e chiamava tutti e gli diceva: guardate che arriva un diluvio, dovete cercare il padre, il tempo non c'è. La gente lo prendeva in giro, ci ridevano sopra, passavano, se ne sbattevano e tutto all'improvviso arrivavano le prime gocce di questa pioggia. Hanno corso tutti verso di lui. E in questo momento gli ha detto: mi dispiace, ha chiuso tutto. Ed è la stessa cosa che sta succedendo adesso. Noi con questa verità stiamo costruendo la nostra arca. Con questa conoscenza che ci ha dato il Padre Yahweh, nel nome di suo figlio Yahweh Shai, stiamo costruendo la nostra arca, facendo al meglio della nostra capacità seguire i suoi comandamenti. Stiamo preparando la nostra arca e stiamo chiamando tutti, li stiamo chiamando: venite, venite alla verità, il regno del cielo è vicino, il regno dei santi è vicino, il regno del nostro padre Yahweh attraverso il suo figlio Yahweh Shai, il nostro Mashiach è vicino. Non perdete più tempo. Ci prendono in giro, nessuno vuole sentire. Tutti cercano qualche maniera per fare più soldi. Se io fossi qua a parlare di come fare più soldi con qualche aggeggio sul tavolo, sicuramente che si sarebbe fermato qualcuno. Ed è questo che vuole il mondo. Il mondo non vuole il padre, non vuole la verità. Ecco perché il padre deve ripulire tutto. I malvagi devono andare. Anche due terzi della casa di Israele che hanno volontariamente seguire i malvagi saranno anche distrutti. Perciò il regno di cielo è vicino. E infatti sembra che ci amano. Sembra che la risposta del mondo, di tutti i problemi che abbiamo, è amore. Ed è questo che spingono tutti, lo spingono diverse religioni, lo spingono i politici, lo spingono tutti. La risposta a tutte queste distruzioni che abbiamo, a tutte queste cose, è amore. Ma il problema è che loro non sanno che cosa è amore. Perché amore non è quello che il mondo ha definito di essere amore. Amore è diverso. La definizione di amore si trova nel libro di Secondo Giovanni. Secondo Giovanni 1 e 6. Capitolo 1 e versetto 6 dice: E questo è amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. Questo è il comandamento che, come avete sentito dall'inizio, dovreste cominciare a camminarci dentro. Avete capito? Questo è amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. Questo è amore,
Questa è la definizione di amore. Camminare secondo i suoi comandamenti. Questa è la definizione di amore. Amore non è tutto altro come lo definisce il mondo. L'amore vero è seguire i comandamenti del Padre. Spero che qualcuno sia stato edificato con questa lezione. Lo Spirito mi ha guidato di venire oggi fuori a fare questa lezione. E Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai, volendo, continuerò facendo le serie del libro di Apocalisse. Siamo arrivati in capitolo 15, se non sbaglio. Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai, volendo, faremo anche capitolo 17 oggi. Perciò il tempo è ora di cercare il Padre mentre lo si può trovare, come scrive il libro di Isaia. Cercate il Padre mentre lo si può trovare, perché arriveranno momenti che non avremo più la possibilità di trovarlo. E come state vedendo, ci stanno censurando tutto, la verità viene censurata, ok? E questa gente che vogliono farci credere alla verità, quello che chiamano la verità, nessuno gli domanda niente. Ma il Padre ci ha aperto gli occhi, ci ha dato la sua grazia di conoscere il significato di questo libro, le scritture. Ora sappiamo chi siamo, ora sappiamo le nostre origini, ora sappiamo che siamo i veri figli del Padre. Sappiamo chi sono i malvagi adesso. E detto questo, do tutti i lodi al Padre. Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai, Ba'ashem, Ruka Kodash. Doppio onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharada, a coloro che con sincerità cercano questa verità e a coloro che con sincerità stanno facendo questo lavoro nella vigna che è la terra in questi ultimi giorni. Shalawam e il mio rispetto. Alla prossima. Shalawam.